Ciao a tutti e bentornati ancora una volta sul canale del Pannocchio Company. Oggi siamo in trasferta in un'altra casa e apriremo i miei due box di EC01 e siamo pronti a vedere che cosa sbusto e se sbusto male mi incazzerò tantissimo. Come si apre sto coso? Spacco tutto. Prima busta. Vediamo subito le reazioni di Ren. Devo far vedere subito l'ultima, no dai. Promo. Questa carta mi piace un sacco. Esteticamente basta. Allora. Bravo Renna! Bravo Renna! E sbusta subito! Guarda che questo coso esce infinito! Ne ho 6 adesso! Bello lo Keeper però! Bello sapo! Il Keeper è sì, infatti è già di sapo quello! Già gliene ho dato uno! Ristampi di oracolo e... Cos'è? È quello... Il grado 3 nuovo di... Il grado 3 nuovo di Fratelli Curi! Fratelli Curi! Prossima busta. Meno male che era poco rate quello. Prossima busta, vediamo un po'. Alcune ristampe, vediamo alcune robe nuove. Questo ne esce una box, forse una box. Bello, il draw quello di Gold, no, cos'è? Eccolo signori, l'unica carta che non volevo sbustare. Non ho capito. Che due coglioni. Il resto del box posso buttarlo. Magari trovi qualche roba interessante. Almeno non ho trovato Amaterasu. Puoi ancora trovare Silent Tom. Wow. 10.000 ignoranti di Paladino Ombra. Solo ristampe. Bello! Pendragon. Nuovo. Potrebbe venirci fuori una bella decklist interessante per Paladino Reale. Devo solo recuperare le carte. Quante sono Severai? Nessuno. Bene. Mettiamo le common. Proseguiamo. Questa qui esce due volte, sta stampata sì, due sì. Volte, una con EB3 e una con EB5. Sempre bello. Vabbè dai. È lo starter di questo Spectral. Se... Mettiamo che quella che fa cagare è quella che mi serve. Chissà se riusciremo a portarla alla decklist di Gatto Spectral. Gatto negro. Provo. Questa è bella. Quindi la mettiamo tipo qua. L'altra. Infinite. L'altra. Spike. Quelle che servono sono quelle sotto o quelle sotto? Questa. Quell'altra fanno schifo. Fantastico. Anche questa mi stampando poche volte. Però mi piaceva sta carta. Shubiela. I 10.000 di lato di Paladino Reale. Mister Invincible, bellissimo. Questo qui è la zona di Mister Invincible. Il nuovo 10.000 ignorante di lottatore stellare, molto più bello di Re di spade e bello. Questo qui ha guadagnato la foil bellissimo. E la mettiamo qua. Il Death Army Lady e Death Army Guy con la foilatura nuova sono veramente molto fighe. Io questo coso. Bellissimo, il nuovo 10.000 ignorante di Kagero, che nella bustina è ancora più bello che averlo qua, veramente stupendo. Lo mettiamo qua. L'unica cosa è che peccato che non è foil come no, come ma io lo preferisco così. Comunque. Tanto l'Alem ce l'ho common. E? Bella merda. Sorella di battaglia. No, in realtà è carina, cioè. È potrebbe... qualcosa che prende più 3.000 e... No, non è una merda per niente. Ovviamente... Il 10.000, grado 1 10.000. Carta super essenziale per Spike, perché fa un più uno nell'anima che le Spike toglie tutto dall'anima. Intercetta 10.000. Promo che non serve a niente. L'ennesima ristampa del Mago Losangio. Però lui è più bello di quello da busta normale. E un Reckless, adesso ne ho solo 5. Bene, non so più chi darlo. No, c'è due pirare qua. Vabbè, si vende. Tanto c'è finita gente che vuole fare Spike. Dove sono questi Mr. Invincible? Io voglio solo Mr. Invincible. Progettino per Mr. Invincible, ragazzi. E... Non sapevo che stampasse anche lui.
Madonna. La merda. Ah, ma poi ci sono alcune. Allora, questa la mettiamo sotto. Ah, ci sono alcune carte che sono state stampate magari all'inizio e quindi ha senso che vengano ristampate. Tipo alcune robe di Oracle, alcune robe di. Tipo Mister Invincible. Di appunto di Lottatore. E poi ci sono carte che sono appena uscite in BT6, sono uscite anche promo e vengono ristampate per l'ennesima volta anche in Extra Collection. Esatto. Due volte poi magari. Grado 1 che. Grado 1 che mi serve. Lo starter di nuovo Dethrmi. Oh, quindi. È l'altro figo Dethrmi guy. Giusto. Proseguiamo con la prossima busta. Questo è il moschino nuovo, vero? Sì. Quello che fa. No, non è vero, non è questo. È il professore. Ah, ok. Il armo della situazione. Mm. Potremmo fare un bel mazzo carino meglio colonia. Questo boom, deve supportare quell'altro che mi piace più lui. Oh, un moschito, questo è forte. Serve per mega colonia. E per l'altro 7000. E il mega colonia fortino. Beh, è interessante, non può intercettare quando attacca lui, ci sta. Tu gli tappi quelli che intercettano e non ah, altra mono pair del box, il critico di Razer. Razer. Bellissima sta prova. Carta che odio. Tra l'altro l'hanno ristampata rara, non lo sapevo. Sì, cioè esce in Extra Collection sì. 1 come doppia rara e in EB3. No, pensavo... in EB1 come doppia rara, in EB3 sì, come... 5. Non è 5? No, no, sì, EB5. EB5 come rara normale, peccato. Lei ha guadagnato un grado in meno nella foilatura. Esatto. Per fare spazio a tante carte nuove hanno derarizzato tante altre carte. Aha! Alcune... Sakuya. Oh, bella, interessante. Le doppie rare sono qua. Bene, quindi adesso sono l'ultima è una rara normale. Invece Spectral. Invece un SP. Spectral SP. È vero, ma sono uscite le buste, come si chiamano? I God Pack? Non lo so, sai. Aha. Vabbè dai, quello di Dethrmi. Serve Mike. Boh, questo era il primo boxettino. Direi di passare immediatamente al vabbè, secondo. Vabbè dai, possiamo dire che sono abbastanza soddisfatto, questo qui si vende facile. Beh, però Low Keeper è interessante. È una, Keeper, bella, sì. È una bella variante del mazzo Kagero rispetto volevo al classico volevo trovarlo SP, volte. Però vabbè. Spero di trovare le Spectral questo. Così ne ho ben due. Mi mancano solo 18. Boh, quindi secondo boxettino. Preghiamo tutti che venga sbustata una bellissima SP. SP bella colorata. Questo coso è carino, solo che Kagero non ha tanti. Cioè non ha mai supporti dietro. Almeno per come lo gioco io. Aha! Bello! Il cugino scemo di Jack il brutale. Joker il brutale. E in realtà fa colonna da 14 sulla rete. Sì, ma doppio counter blast. E è come la scimmia di mare di Shadow. Fortissima scimmia Minchia di mare. Mica la scimmia di mare. Siamo proprio giù qua. Cavalino che non serve a niente. Nuovo. Oh, bello però. È stampato più colorato sembra rispetto a quello. Carta che esce poche volte. E ah, l'altro grado 1 doppia rara. Doppia rara di. Altro grado 1 di armata. Sì. Mi piace un sacco come vanno in combo, hanno anche dei poteri abbastanza grossi. Solo che figa. Con tutti i nomi ispirati ai pezzi sì, della scacchiera. Però devi piacere tutte le volte in mano. Per attivare tutte le volte l'effetto. Però è interessante, un mazzo. Il mazzo lo facciamo sicuro. Un mazzo molto interessante. Cos'è? Fratelli Aculei. Ah, Spy. Stand nuovo. Oh, finalmente ne ho trovato un altro. Aha! Bello, mi mancava. Distruttore Gigantek che andrà a sostituire il tizio rosso sì, con l'ascia almeno l'artwork che è più bello sia l'effetto che l'artwork perché sono migliori ma infatti quello lì mai visto questa carta nuova è la quarta che esce penso è la quinta. Ah, 10.000 ignoranti sono bellissimi. Mister Invincible che va nella sua zona che ride bellissimo ma mi sa che è diversa la, sì, la ma le storielle sono tutte diverse bellissimo che ride è ancora più bello mettilo vicino all'altro Mister Invincible ovvio e minchia un altro Mega Beetle! Che palle! sto facendo Mega Colonia. Ci sta! Adesso no. Scemata Amaterasu, mi cazzo infinito. Te la compro io. Aha, 10.000 ignoranti di fila, tra l'altro questo qui è bellissimo. Intercetta 10.000. Carta inutile e... altro grado 2 di armata della morte. Ci sta.
Proseguiamo con l'unboxing. Solo Riser. Aha! Rutilo d'oro. Che anche lui è declassato. Declassato da doppia rara. E poi è bello come i nuovi starter abbiano dentro, anziché le doppie, le triple rare. Sono molto fighe come cosa. Mago lasagna. Dai, su, voglio mettere in misura. Ah, dai, ci sta. Per cos'è la sorella di battaglia? Sorella di battaglia G2, che si pompa anche lei. E fa colonna da 12, da sola. Vendo io. Spike. Ah, questa carta piace un sacco, però... Cioè, è interessante, però... Cioè, la devi avere 6 o superiore nell'anima. Lo devi fare con la Tsukuyomi, se lo puoi giocare. Altra mia, ne escono pochissime di questa carta, eh. È una per box. Aha! Un altro starter. Dai, mi grado 2. Vabbè, no. Oh, ma il grado 2 di quella cosa non c'è. Vediamo. Magari. Interessante. Solo ristampe e anche questa, questa è declassata male. Declassata male, sì, a sì. Rara. E la foilatura della verde, qui c'è il bello. La foilatura doppia rara è di BT1 e rimane sempre top. Ma però anche quella è bella. Sì, ci sta, cioè è molto simile, quindi match di moschito. L'altro razor. 8000 subito. Il Mirubiru. Anche lui. No, no, lui è sempre raro. No, lui è sempre raro. Proviamolo così, dai. Sì. Infatti lo metteremo qua. Le rare quelle ondulate delle prime espansioni. Beh, c'è gente che sono più belle quelle. Che dice che sono più belle quelle. Beh, su alcune l'effetto è più bello. Ma perché alcune, non so, sono fatte male. Ti giuro, questa carta è bruttissima. Muoio. Ah, no, non era questa. Aha! Finalmente è uscito uno. Esecutore draconico. Ne serve un altro. Lui è forte, ci sta. Cioè diventa un 12 quando attacca. Sì, se attaccava anche il 12. Grosso. E gli mancava ancora che avevo questo coso qua. Oh. Madonna, che carta di merda. Questo deve attaccare, non fa... se attacca non intercetta, è un 7000. Il grado 1. È come quell'altro, sì, solo che giù. Potete dire se supporta. Se diceva che se supportava un attacco e non poteva intercettare, era fortissimo. Questa carta piace un sacco. Stampata poche volte ultimamente, sì, mi sì, dicono. Provo, è B4, 5, 19. Starter di Oracle. Questo è Madolce. Madolche. Sì, esatto. Aha! Un altro del Tag Migai. Mi sa tanto che qui non c'è la seconda tripla. Anche perché... Sono uscite due triple rare. Sono rimaste due buste, no, una tripla. Sono uscite due doppie rare e una tripla tessera. Direi che qui sono una tripla e una doppia, ma la vedo molto improbabile come cosa. Bello un box di solo questo qui. Dai, dai, puoi ancora sbustare il rosso. Puoi sbustare Amaterasu. Wow. Non quella di solo. E... vabbè. Perfect PG. Di... Lottatore. Lottatore stellare. E questa sarà una tripla rara. Questa è Spectral. Una SP. Spectral SP. Anzi, Gold Pack di SP. E invece non è Gold Pack di SP. È di Common, adesso sono tutte Common. E... vabbè, che dire? Che dire, che rimuovo già questi due cose di cacca da dar via. Vabbè, abbiamo visto l'unboxing di questo prodotto e C01 che effettivamente molte persone si sono lamentate. E vabbè, mi sto lamentando anch'io un pochino. Però vabbè, dai, comunque... Però dai, fai state... conto... No, ma comunque è una carta per chi gioca Mega Colonia, è un bel boost al mazzo. Beh, comunque sì, in ogni caso, cioè fai conto, 30 comunque boost, sia, il rating è più o meno lo stesso, sì, di un... Sì, su 30 boost sbustati, due box uniti, tre triple, sono uscite tre triple... E sei doppie rare. E uno in più, cioè... Sei doppie rare. Ne escono 5, no? Ne escono 5 da E invece ne sono uscite 6. 6. Quindi, sì, ci sta. Sì, alla fine se sbusti magari un box da 2 sei già contento, va bene. Il video di oggi si conclude qua, spero vi sia piaciuto l'unboxing, spero che voi non apriate solo box con Master Beetle e ci vediamo al prossimo video.